Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati sulla Road to Guinness, la serie in cui cerchiamo di arrivare al più alto numero di cose possibili, ma restando a livello 1. Oggi, signori, voglio mostrarvi una cosa che, quando l'ho vista, ci sono rimasto letteralmente di merda. Non giriamoci tanto intorno, l'avete visto dal titolo. Un giocatore livello 1 come noi, è riuscito a stabilire un nuovo record mondiale. È arrivato in arena 10. Inutile dirvi di chi sto parlando, lo saprete sicuramente meglio di me, ovvero il capo del nostro clan, Ali Buttau. Guardatelo qua, ragazzi, record 3002 coppe. Allora, vorrei mostrarvi un paio di cose. Innanzitutto, guardate le carte trovate. Ha 68 carte su 73. Questo vuol dire che gli mancano 5 carte per avere tutte le carte del gioco. E non è una cosa così impossibile, credetemi, tra poco ne parleremo meglio. Prima però vorrei ricordarvi che in questi giorni c'è il 2 contro 2. Questo che cosa vuol dire? Che questo account di livello 1 può restare in arena 10, continuare a fare bauli senza perdere coppe. Tanto, voglio dire, arrivare in arena 11 è quasi impossibile. Può restare lì tranquillo, cercando nuove carte, cercando di livellarsi ancora di più. Ragazzi, veramente, credo che abbia raggiunto un livello che difficilmente può essere superato ancora. Sì, potrà salire ancora, ma sinceramente un livello 1, arrivare in arena 11, mi sembra qualcosa di veramente impossibile. Perché se prima si può contare su Inabi, per farla breve, qui in arena 11 credo che non possa più succedere, almeno in questo momento. Magari col passare del tempo l'arena 11 diventerà un'arena più scontata. Vorrei soffermarmi ancora un attimo sul suo account. Allora, guardiamo un attimino il deck. Il deck che utilizza è molto simile al mio, però può vantare alcune leggendarie in più, tra cui il tronco, penso l'unico incantesimo leggendario e quindi anche una carta fondamentale per gli account di livello 1, come lo stregone elettrico, perché oltre a essere una carta fortissima perché fa 2 danni alla volta, lo stregone elettrico può diventare una zap. Io noto, scalando, che la carta più rompiballe di questo gioco sono l'orda di sgherri, almeno per gli account di livello 1, perché se uno non ha una buona leggendaria per contrastarli, è difficile contrastarli con un draghetto, una strega o anche solo con gli spiritelli di fuoco, che sono carte che possono trovare tutti. Il nostro amico non ha di certo problemi, perché può contare su una principessa con l'account di livello 1 che fa il suo, ragazzi, fa il suo, come potrebbe essere uno stregone di ghiaccio. Anche lo stregone di ghiaccio credo che sia un'altra leggendaria fortissima per questi account. Ma da quello che sembra, la carta che veramente ha fatto la differenza è la scintilla, perché è la carta che, da quello che risulta, viene utilizzata di più da questo giocatore. La cosa sinceramente mi ha sbalordito, perché, ragazzi, le carte leggendarie costano, e per un deck di un account livello 1 bisogna tenere un costo medio medio, non bisogna fare dei costi medi altissimi. E io inizialmente avevo tolto la Sparky perché con un 6 alzava il costo medio troppo. Invece adesso l'ho rimessa, ragazzi, perché veramente Ali la usa alla grande. E adesso, mentre continuo a parlare, vorrei mostrarvi alcuni replay che ho fatto e che secondo me meritano parecchio. Partirei da questo qua, che è il primo. Guardate un attimino, siamo contro un arabo. Abbiamo già in alto un'idea del suo deck, aveva praticamente un deck col Pekka. Ho sculato veramente di brutto qua, ve lo dico. Allora, io parto con la combo che sto utilizzando in questi giorni. Sto combinando il minatore con il cimitero. Non va sempre a segno come in questo caso, però fa parecchi hit sulla torre. Anche perché c'è da dire che in questo periodo il mio obiettivo non è quello di arrivare in arena 10, ma vi ricordo, quello di arrivare in arena 8, che comunque sia è già un buonissimo risultato, vi ricordo. Qua ho counterato easy il suo Pekka con un'orda di scheletrini. Ecco, a questo punto parto con una scintilla. Il bello della scintilla è che, anche se alla fine colpisce degli scheletrini, continua a colpire finché è nel nostro campo. Solamente la zap la ferma, ma spesso i giocatori non utilizzano questa carta, e quindi possiamo dire che è una carta che merita la Sparky per gli account di livello 1. Infatti la sto rivalutando completamente, mi ci sto trovando veramente bene, anche perché è l'unica carta che mi permette di avere una combo alternativa al minatore cimitero, quella che vi ho mostrato prima. Se becco qualcuno che riesce bene o male a counterarmi appunto alla combo minatore cimitero, posso provare con qualcos'altro, con la Sparky, posso cercare di mischiare un po' tutto. Posso anche provare a fare Sparky cimitero quando l'avversario mi concede veramente tanto tanto elisir,
e anche quella combo spesso funziona. È logico che ogni livello 1 ha le sue tecniche, molti usano lo scheletrone gigante con la tornado, penso che sia una delle combo che ha utilizzato anche lì e che fa uno dei danni più potenti del gioco, ma sostanzialmente con la Sparky si può fare la stessa cosa, a differenza che non deve morire, la Sparky spara a raffica, quindi è questa forse la sua vera forza che l'ha fatta sostituire allo scheletro gigante nel deck di Ali. E detto questo ragazzi, adesso andiamo un attimino avanti col replay, faccio vedere che lui mi ha tirato giù una torre e invece nel suo campo io sono ancora rimasto bloccato alla sua torre di destra. E qua veramente succede l'impensabile. Allora mi butta un Pekka, quindi mi zappa pure la Sparky in ritardo. Vabbè, qua l'ha failata lui. E la Sparky continua a sparare, il tempo sta per scadere. Io me la rischio tutto per tutto con un minatore. Il minatore che va sulla torre e riesce, con una tornado che spazza via la regina, a fare gli ultimi hit fondamentali. A questo punto, ragazzi, ho sculato veramente in una maniera impensabile. Mi butta il mondo, io butto a caso una Sparky perché aveva un po' di vita, non sapevo cosa fare. Butto gli spiritelli, cerco di attrarre le truppe via perché c'era veramente il mondo. A questo punto la mia torre prende comunque degli hit, perché contro doppia orda io non so ancora difendermi ragazzi, finché non ho una principessa o uno stregone di ghiaccio o uno stregone elettrico. E a questo punto riparto, lui mi butta di tutto, fireball, zap, il mondo. Io vado con cimitero, boscaiolo e miner, butto una tornado per difendermi. Faccio un bel po' di hit sulla torre se non sbaglio, sì, guardate la vita come va giù. Ma lui riesce comunque a difendersi e tira una fireball. La fireball la faila, tira la zap non basta, mi rimangono due hit sulla torre. Butto la Sparky perché sapevo che buttavo qualcosa lì, quindi di nuovo la Sparky mi ha parato il culo. Vado con Miner Boscaiolo e vado a vincere così la partita. Prima di salutarci voglio mostrarvi ancora un replay contro questo deck che è un account di livello 6, ma questo non vuol dire niente perché quando si trovano degli account di livello più basso spesso sono molto forti. E infatti questo giocatore usava il Golem, come possiamo vedere, aveva anche lui Lord di Sgherri, di nuovo una carta infamata a vita. E parto subito con la combo cimitero miner, lui mi concede troppo tempo, io ne approfitto per far fuori la torre sostanzialmente, guardate quanti hit li faccio, la torre va giù per forza. Lui parte con un draghetto, qua c'è stato un grosso errore mio nel non poter difendermi da questo draghetto. Decido di lasciare perdere, parto quindi con una Sparky e un boscaiolo, combo di nuovo molto forte perché il boscaiolo morendo rilascia la furia che velocizza la Sparky. Ottima la mia idea di mettere le spiritelli dietro, come avete visto, perché mi buttava un'orda ce la doveva avere per forza. Tiro giù anche la seconda torre. E qua vorrei mostrarvi l'orda, io provo a counterarla solamente con una tornado perché diversamente non potevo fare. Lui mi butta una mongolfiera, altra carta molto forte per questo account di livello 1, perché se non avessi il drago infernale dovrei counterarla con una torre inferno e spesso si può failare se lui usa una zap o delle scheletrini o altro. Mi tira giù la torre, io quindi a questo punto parto con un minatore che va a farsi targettare dallo stregone, quindi il nostro drago infernale può salire tranquillo. Un'orda di sgherri, di scheletri, scusate, basta per distrarre la torre e la torre centrale va giù come niente. Come avete visto il drago infernale e la Sparky sono due delle carte che permettono di fare veramente più hit su questi account. Detto questo io come al solito rinnovo il mio invito a tutti quanti, se siete dei giocatori di livello 1 o volete cominciare e riuscite ad arrivare a un buon numero di coppe, noi abbiamo un clan, uno dei clan forse ancora al momento migliore in Italia, e abbiamo anche un sito internet, ho notato adesso ragazzi, devo andarlo a visitare, deve averlo fatto il capo. E nulla ragazzi, io vi dico sostanzialmente di farci un salto se avete 2200 coppe all'incirca. Siamo tutti account di livello 1, guardate che roba. E nulla, noi ci vediamo semplicemente domani alle 5 con un nuovo video. Infatti direi che per oggi abbiamo finito. Fate un salto in descrizione, mi raccomando, perché lì trovate i social come sempre e tutti i link del mondo. E basta, noi ci vediamo sostanzialmente domani con un nuovo video. Un salutone a tutti e ciao.